Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Finalmente nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Continua ancora la mia dieta, quindi oggi faremo insieme dei pranzi salutari, facilissimi e veloci da preparare. Allora, partiamo subito dalla colazione. Voi sapete che a me piace tantissimo il porridge, quindi io provo a farlo in tutte le maniere. Questa è una sorta di mousse che si fa con i fiocchi d'avena, quindi la prima cosa da fare è mettere i fiocchi d'avena all'interno di un mixer fino a renderli in polvere, dopodiché ci mettiamo il latte che preferite, anche vegetale, 3 cucchiaini di burro di arachidi, questo è burro di arachidi al cacao, buonissimo, 2 cucchiai di semi di chia, mescolate il tutto, se volete potete anche aggiungere un altro po' di cacao per renderlo ancora più gustoso e del dolcificante se volete. Poi questo va all'interno di terrine e va lasciato in frigo tutta la notte. Il mattino seguente potete mangiare il vostro porridge insieme a un po' di frutta fresca e questa è stata la mia colazione. Passiamo al pranzo, un pranzo anche qui velocissimo, cosciotti di pollo con patate al forno e peperoni in padella. Quindi ho messo i cosciotti di pollo su una teglia da forno con carta forno, ci ho messo un po' di olio d'oliva, qualche rametto di rosmarino e li ho messi in forno insieme alle patate. Ovviamente in questo caso io ho utilizzato delle patate surgelate per fare prima perché avevo poco tempo per farle cuocere, quindi ho preferito utilizzare queste. Nel frattempo che il pollo e le patate sono in forno a cuocere, vado a tagliare il peperone. Il peperone, non so se lo sapete, se eliminate tutta la parte bianca e anche i semi, è molto più digeribile. Ci metto anche 2 pomodorini e infine un po' di basilico e un po' di olio. Quindi porto tutto sul fuoco e vado ad aggiungerci anche un po' di sale e mezzo bicchierino di acqua per la cottura. Questo è stato il mio pranzo, quindi un piatto unico completo. Passiamo allo snack, non avevo molto tempo, quindi siccome avevo in casa questi nuovi prodotti della Nutre, li ho provati. Ho provato il Fit Vegan Shake, che si fa davvero in un attimo e sono ovviamente dei frullati proteici. Si utilizza solamente 30 g di questa polvere insieme all'acqua e viene fuori questo shake, ovviamente senza latte, quindi milk shake senza latte, davvero molto buono e ovviamente è una cosa molto molto veloce da fare, quindi quando non avete tempo potete prepararlo oppure magari la mattina, questo è perfetto sia per colazione che come snack prima di fare palestra per esempio. Passiamo alla cena, penso la mia cena preferita perché io adoro il merluzzo impanato in padella. Allora anche questa cena davvero super super veloce, mettiamo prima di tutto a cuocere le bietole. Ho scelto le bietole come verdura ma potete utilizzare la verdura che preferite, anche l'insalata se non avete voglia di cuocere nulla. Una volta cotte le ho scolate, dopodiché le ho rimesse nella stessa padella dove ci ho messo anche dei pomodorini, ci ho messo un po' di olio, un po' di sale e le ho fatti cuocere. Nel frattempo nell'altra padella ho messo un po' di olio perché andrò a cuocere il merluzzo impanato. Io lo impano semplicemente con della semola rimacinata, quindi non utilizzo uova, niente, e come potete vedere metto giusto un filo d'olio nella padella per non farla attaccare e così in questo modo è un po' più leggero. Una volta cotto il merluzzo lo vado a impiattare insieme alle mie bietole che nel frattempo hanno fatto un po' di sughetto perfetto per inzuppare il pane e qualche crostino di pane e la mia cena è pronta. Anche questo è un piatto unico, completo davvero di tutto. Se volete altre informazioni su piatti unici, vi ricordo che nell'info box sono scritte tutte le quantità che dovete utilizzare o comunque più o meno tenere presente quando create un piatto unico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!